Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Primo giorno della nostra novena, Dimensione umana di Teresa. Preghiamo insieme, chiedendo che lo Spirito Santo possa guidarci in questo primo giorno della nostra novena. La mia anima sete, mi devo Dio, la mia anima sospira per te. Soffia in noi, siamo tuoi figli, tuo padre, siamo riuniti nel tuo nome. Soffia in noi, soffia in noi, siamo tuoi figli, tuo padre, siamo riuniti nel tuo nome. Volente impetuoso, vieni oggi qui, oh Dio. Vicino a lei, no? Lei era una persona molto semplice, trasparente, spontanea. Questa era Teresa. E allora lei ha cominciato ad avere tanti amici, no? Nella sua gioventù, no? Ha cominciato ad avere tanti amici perché a loro piacevano stare vicino a lei e lei ha cominciato ad aprirsi al mondo, no? E ha cominciato ad essere un pochettino più vanitosa, a preoccuparsi con i capelli, con le unghie, con il profumo. Lei era una persona molto intelligente, leggeva tanto. E ha cominciato un piccolo fidanzamento per il suo cugino. Allora il suo papà ha cominciato a preoccuparsi, no? Con Teresa, cominciava a vedere, no? Come lei cominciava a camminare, allora ha detto, e anche suo papà ha dato una bellissima educazione a lei, basata sull'amore e tutto quanto. Allora quando ha cominciato a vedere che Teresa cominciava ad andare da un altro cammino, allora lui l'ha messo in un collegio delle sorelle agostiniane. E lì lei scopre la sua vocazione. Prima lei non voleva andare per nulla, no? Non voleva, però dopo ha scoperto la cosa più bella della vita. Ha lasciato il relativo per abbracciare l'assoluto. Che Santa Teresa ci aiuti ad lasciare le cose frivole
quello che lui ha vissuto nella sua gioventù, ha detto che non ha mai commesso peccato mortale, però ha servito durante la sua vita per vedere che veramente non c'è nulla più bello che essere tutta da Dio e appartenere a Lui. Che anche noi possiamo fare la stessa esperienza che Teresa ha fatto nella sua vita. Allora vi invito a pregare insieme a me chiedendo la sua intercessione. Oh Padre molto amato, che hai dato tanti talenti a Santa Teresa e le hai comunicato la sapienza che illumina e libera, concedi anche a noi la grazia della conoscenza di noi stessi, perché sappiamo far fruttificare i nostri doni ed impariamo a convertirli, a condividerli, senza dimenticare che tutto è nostro, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Guardati così, la luna mi ha portato alla vita, Gesù. Mio Gesù, ti vedo sofferente, svoltato.